E poi non voglio dire altro perché sennò poi mi va di raccontare che cosa succede, quindi Assolutamente. voglio dire che è un racconto in cui ci si diverte, si sorride, ci si appassiona, come ho detto, si ricorda anche qualche cosa che appartiene alla nostra giovinezza con piacere e qualche volta ci si commuove. Queste sono cose garantite. Per il resto, credo di non avere altro da dire, anzi, lascio la parola. Con noi c'è anche Avio Focolari, che è un attore e un musicista molto, molto bravo, che ci leggerà dei brani tratti dal romanzo. Penso che sia il caso, dopo questa introduzione così che ci ha fatto quasi venire voglia a chi non l'avesse già letto, di leggerlo, di cominciare a capire di che cosa si tratta. Quindi, Avio, Mi alzo in piedi perché almeno lasciamo siamo più tranquilli. la parola a te. Quante volte i miei figli mi hanno chiesto di quegli anni? Papà, ma tu hai studiato in un'epoca che ha fatto storia. Possibile che non ci sai raccontare mai niente del mitico 68? Ma che ne volete sapere voi del 68? Che per sentirvi passionari dovete per forza occupare la scuola e fare autogestione. Guarda caso, sempre vicino alle vacanze di Natale, tanto per allungarle un po', così da fare anche la felicità dei vostri professori. Che ne volete sapere voi di una generazione intera che trova finalmente il coraggio per sollevarsi e strapparsi il giogo che la attanagliava facendo proprio l'urlo delle altre generazioni, di antica schiavitù? Una generazione di giovani che, come in una gigantesca ola che pervase il mondo intero, riuscì a dire basta. Il 68. Io sono stato parte di quella storia, ma l'ho tradita, come tante altre cose nella mia vita. Sono passati 40 anni e sento ancora il profumo di quell'autunno. Il mio primo anno di liceo, la quarta ginnasio. Sento che il sonno sta prendendo il sopravvento e mi abbandono al profumo che c'era allora nell'aria, ai libri nuovi che i miei genitori, tra mille sacrifici, mi comprarono. Sto tornando a quei tramonti autunnali, all'inadeguatezza dei pantaloni corti con cui andai il primo giorno di scuola e tutti mi presero in giro, alla realtà dei professori che ci davano ancora del lei, mentre già si sentiva il fermento del cambiamento sociale, dopo il quale niente sarebbe stato come prima. Mentre mi addormento, sono in piedi lì, davanti al cancello, attorniato da ragazzi e ragazze che non conosco, emozionato e un po' impaurito, mentre posso sentire a momenti l'odore umido del fiume Tevere che scorre a pochi metri dall'edificio scolastico. Il sonno ha il sopravvento ed io sto morendo di nostalgia. È lei che è brava, non io, eh. Sono belle le parole, io. Altro che quello che c'è scritto. Io vorrei approfondire, diciamo, determinati aspetti di questo romanzo. Una cosa che mi ha colpito molto, Daniela, di questo romanzo è che in realtà alla fine, a parte la struttura narrativa che abbiamo detto, unisce da una parte, come dire, il romanzo di formazione dell'antieroe, possiamo dire, che racconta il suo passato, dove viene, ad un thriller psicologico, perché poi quello è. La cosa che mi ha colpito sin dall'inizio è stata questa cosa che nessuno, non c'è nessun personaggio realmente positivo. Cioè, alla fin dei conti, se noi andiamo a vedere i personaggi che popolano questo romanzo, dalla protagonista Francesco a Milena, che è questa sua, come dire, questa sua. Questo suo sogno d'amore che cerca di realizzare in tutti i modi, alla stessa segretaria, alla moglie, il figlio, cioè non c'è nessuno che, ed è quello che in un certo modo mi ha colpito, mi ha fatto pensare che questa è una cosa veramente interessante.
nessun personaggio esce, tra virgolette, vincitore o comunque ne esce pulito da questa storia che va dal 68 ad oggi. Ecco, io vorrei che tu ci parlassi di questo aspetto della narrazione, cioè questa cosa che ogni personaggio viene fuori, nonostante ci siano poi dei momenti di erotismo molto forti, qui è stata bravissima nel riuscire a mettersi nei panni dell'erotismo maschile, perché è una cosa difficoltosa per una donna. Nonostante ci siano, diciamo, dei momenti che fanno gioire anche della vita il lettore, nel senso che il lettore si proietta in questa narrazione e ne gode in qualche modo, alla fine tutti, no? Raccontaci, ecco, com'è, vincitore. Perché hai preso questa strada? Non c'è nessun vincitore, ma io, vabbè, innanzitutto vorrei, prima di affrontare proprio questo specifico aspetto, vorrei raccontare anche un pochino il momento mio personale nel quale ho iniziato a scrivere questo libro, ed era un momento nel quale pensavo che per me non ci fosse nient'altro veramente che solitudine e dolore, perché stavo molto male. Oltretutto avevo le gambe, per un infortunio che avevo avuto, avevo le gambe immobilizzate, un braccio immobilizzato, e scrivevo il collarino e scrivevo con una mano. E quindi questo per me è stato proprio il ritrovare in quella solitudine, ritrovare l'eco proprio di chi mi aveva aiutato a crescere, di chi era stato vicino a me, di chi aveva diciamo in qualche modo dato questa impronta alla mia vita. La mia vita che è cominciata, che in quegli anni è stata importantissima, l'adolescenza nel 68, sono stata felice di averla passata in quegli anni. Ma ovviamente da quegli anni ad oggi ci si rende in qualche modo conto che nella vita è difficile che ci siano vincitori. Ecco, qui ritorno al tuo discorso. È difficile che ci siano eroi, che ci siano personaggi positivi al 100% o negativi, perché sono negativi. Ognuno ha la sua parte anche di negatività, nel senso che ci sono nelle azioni di oggi, come nelle azioni di ieri, delle conseguenze che poi ti fanno capire che nessuno, secondo me, è vincitore poi totalmente nella vita. C'è sempre qualcosa che si baratta crescendo, cioè che si dà e non si ha neanche più nulla indietro. Quindi è stata una valutazione alla fine, partendo da periodi meravigliosi di risate, di cose che penso che nella vita, ecco, poi non ritornano più con quella spensieratezza o quella cosa, però sono tutti individui che in quel momento stanno crescendo e poi hanno delle esperienze, devono prendere delle decisioni, devono andare avanti, in modo che a volte non la positività poi si perde di vista, nel senso che, diciamo, questo, per esempio, questo uomo che io faccio parlare, e io ho fatto parlare un uomo in prima persona, ma perché? Perché non, innanzitutto la mia preoccupazione era di cadere nell'autobiografia, cioè quando uno comincia a scrivere un libro inizialmente tende ad essere autobiografico. Io ho pensato che scrivendo in questo modo io sarei potuto essere tutti e nessuno dei personaggi, potevo essere questo qualunquista, perché in fin dei conti questo è un uomo, che un ragazzo che da ragazzo se ne va magari nelle file della sinistra perché ama questa ragazza, poi se ne va da un'altra parte perché della destra perché c'è l'amico. E che praticamente non prende posizione, però viene travolto da questa sua indecisione e da questo fare il pesce in barile, viene travolto da eventi più grossi di lui che poi lo segneranno per tutto il resto della vita. Quindi ho voluto parlare perché potrei essere lui, potrei essere il passionario che lo fa fino in fondo, come potrei essere la ragazza Milena che viene fuori piano piano, anche lei piano piano, prima se ne sente, diciamo, un po' il profumo, un po' la sensualità di questa ragazza, e poi piano piano si capisce che la vera storia è lei nel suo passato come nel suo presente,
è un simbolo un po' di quello che poteva essere e che non è mai stato. E un po' come l'ideologia e come le...